Ciao a tutti ragazzi, sono Karma e oggi mi trovo a Parigi. Questo è il mio primo viaggio all'estero in quasi 2 anni, dopo il Covid. L'ultimo viaggio che ho fatto all'estero è stato proprio qui a Parigi, 2 anni fa, dicembre del 2019, prima che iniziasse la pandemia. Dopo 2 anni ho deciso di tornare a viaggiare e di tornare laddove ero rimasto l'ultima volta. Facciamo un consueto tour della stanza in cui mi trovo. Mi trovo nell'hotel Ibis Styles. Si chiama Ibis Styles Meteor Italy, qualcosa di simile. Ok, qui c'è l'ingresso, lo specchio. Qui abbiamo la stanza che per la media delle stanze di Parigi, almeno per gli hotel a 3 stelle, è già abbastanza larga. Abbiamo qui una mensola dove ho portato ovviamente l'immancabile Kindle. Sto leggendo adesso un libro sul futuro dell'ingegneria genetica, davvero bellissimo, molto interessante, molto profetico, secondo me, perché il futuro che tratteggia l'autore sarà molto probabilmente un futuro con cui noi avremo a che fare. Televisore, poi queste sono le mie cose, l'organizzatore per i cavi, che ora non ci sono, i fili e i cavi, davvero molto comodo, ve lo consiglio. Questo profumo che ho comprato oggi all'aeroporto di Malpensa, al duty free, Phantom di Paco Rabanne, è un profumo nuovo e volevo provarlo e l'assistente me l'ha consigliato, mi ha detto che è una formula molto innovativa che rilascia subito il profumo e dopo averlo provato mi è davvero piaciuto e l'ho acquistato. Qua ho portato un po' di workout gear, quindi questo per le dita, questo per gli avambracci, 3 barrette proteiche e qui abbiamo poi il letto. Mi piace molto questo design circolare del poggiatesta e il letto matrimoniale con luce per la lettura. Due attacchi USB, un attacco con lo spinottolo dall'altra parte. Molto interessante la possibilità di premere questi bottoni per selezionare l'intensità e il colore della luce. Qua diventa, così diventa più soffusa, così ancora di più. E il 4 è sunrise, quindi simula l'alba. E infine il bagno. Bagno moderno, essenziale, pulito. Mi piace molto la doccia con la gabbia più larga. Ecco, la cosa che un po' non mi piace è che non c'è una mensolina dove poter mettere le mie cose, cioè il mio shampoo, il mio bagno schiuma. Loro hanno messo questi press to impress e quindi loro presumono che io utilizzi i loro prodotti, però in realtà io voglio utilizzare i miei, quindi avrebbero potuto lasciare una piccola mensola in cui mettere le mie cose. Però per il resto questo bagno mi piace. Ok, vi faccio vedere un attimo la vista, il panorama che è uno scorcio urbano. Non è proprio la Parigi antica e romantica, ma è comunque una posizione molto comoda perché è vicino alla fermata della metro. Cosa dire quindi di ingegneria gestionale? Allora, innanzitutto la differenza con un corso di economia è ovviamente che ingegneria gestionale è un corso più tecnico, quindi avrete materie tipo analisi, analisi 2, che sono più tecniche di natura, che sono praticamente estensioni di matematica. Poi ci saranno anche tutta una serie di materie, diciamo, che hanno poco a che fare con il nucleo economico della disciplina, o altre materie di stampo scientifico, che hanno poco a che fare con un corso di economia. E poi lo sbocco ideale per un laureato in ingegneria gestionale è solitamente lavorare nella logistica, nella supply chain. Quello è proprio l'ambito per cui è calibrato il corso di ingegneria gestionale. Sarebbe lo sbocco ideale. In realtà poi esistono diversi profili, che ci può essere, che so, il profilo ad esempio finanziario. Molti miei amici hanno scelto quel profilo e anziché lavorare come che so, project managers nella logistica, acquisition specialist e lavori di questo tipo nella logistica e nella produzione, ora lavorano in banca, lavorano per istituti di credito. Però ovviamente dovete considerare che se scegliete un profilo
finanziario e volete poi lavorare in investment banking, avrete meno possibilità rispetto a un profilo che si è formato proprio in finanza pura. Io credo che essenzialmente la differenza con un corso di economia ci sia soprattutto quando stai studiando. Una volta che esci dall'università, certo, ti puoi fregiare del titolo di ingegnere, quindi come dicevo già nel video precedente, nel video in cui parlavo della differenza fra economia e ingegneria nel mondo del lavoro, hai la possibilità di essere assunto in svariati ruoli di stampo tecnico, ad esempio nel mondo IT. Quindi sicuramente avrai vita facile nel cercare lavoro. Come già vi dicevo, questo vale solo per l'inizio. La cosa che conta già dopo 2 o 3 anni di esperienza non conta quasi nulla. La laurea che hai fatto conta molto di più la traiettoria, il tragitto che vuoi dare alla tua carriera. Quindi, in linea di massima, io non mi preoccuperei troppo di qual è la differenza fra economia e ingegneria gestionale, perché non sempre le aziende, le compagnie danno una eccessiva importanza a qual è il background accademico, a meno che il ruolo proprio. Se è un ruolo veramente tecnico, allora tenderanno a preferire profili, diciamo, di ingegneri. Però in generale, davvero, ragazzi, conta buttarsi, ok? Conta fare esperienza, entrare nel mercato del lavoro, trovare una prima occupazione e cercare di capire quale direzione dare alla propria carriera il prima possibile. Fidatevi che queste rivalità fra università e fra corsi di laurea esistono solo finché sei studente. Una volta che sei fuori, siete più o meno tutti sulla stessa barca. E lì davvero conta il valore aggiunto, quello che già vi ho detto più e più volte nei video passati, quindi l'esperienza internazionale, pregressa esperienza di lavoro, conta un po' l'asso nella manica che avete. Ok, per questo video è tutto, l'unico video che farò nella mia stanza parigina. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti da Karma!